Buongiorno. Buongiorno. L'ufficiale sì, è lei? Sì, sono l'ufficiale giudiziario. Molto bene. Noi siamo qui come Genova Solidale e Sumia per richiederle un rinvio che consenta alla signora, aggravata dai motivi sanitari che più o meno conosciamo tutti, un rinvio che dia il tempo di trovare una sistemazione definitiva. Presidio dalle 8 di questa mattina in via Croco a Castelletto del SUNIA, il sindacato degli inquilini, insieme a SPI, CGIL e FIOM. Dopo tre ore l'arrivo dell'ufficiale giudiziario per effettuare lo sfratto esecutivo disposto dal Tribunale di Genova a carico di una anziana di 90 anni, malata, invalida al 100% e assistito dalla figlia disoccupata. I proprietari lamentano un credito di 33 mensilità non pagate pari a 25.000 euro. In tarda mattinata la comunicazione del blocco dello sfratto grazie all'accordo raggiunto tra Comune di Genova, la figlia della donna e gli stessi proprietari, che prevede una spesa di 5.000 euro da parte di Palazzo Tursi, erogati attraverso il fondo per morosità incolpevole ed emergenza abitativa, che consentirà all'anziana altri 2 mesi e mezzo di tempo per cercare una nuova abitazione. La situazione di questa mattina è in generale rientra nell'emergenza abitativa che c'è a Genova, dove centinaia di sfratti vengono eseguiti, molti di questi provocano la messa in strada, diciamo così, del nucleo interessato. Per i proprietari di casa, l'anziana affettuaria in questi mesi non ha cercato soluzioni alternative né si è preoccupata attraverso la figlia di farsi riconoscere fondi per la morosità incolpevole. L'abbiamo aiutata in tutti i modi, nel 2022 le abbiamo mandato i moduli firmati con i nostri documenti per ottenere il fondo del comune incolpevole. Questo aprile del 2022 la signora non si è mai attivata, la figlia sto parlando. Altresì la mamma dice di essere invalida al 100%, ma non ha fatto neanche la domanda per l'accompagnamento. Non sono mancati momenti di tensione, poi con il sindacato intervenuto fin dal mattino per evitare che una donna anziana e malata finisse effettivamente in mezzo ad una strada. Contrattualmente lei ha ragione, moralmente ha torto, quindi contrattualmente ha ragione, moralmente ha ragione la signora, 90 anni, 100% invalida. Una situazione complessa e delicata per la quale, secondo i proprietari, sarebbero dovute essere prese altre decisioni e altre soluzioni, come la presa in carico dell'anziana da parte dei servizi sociali del comune. Il problema non siamo noi che vogliamo mandare via la signora anziana, è che non siamo noi i servizi sociali, non siamo noi il comune, non siamo noi che ci dobbiamo prendere carico di questa situazione.